Buongiorno, sono Stefano Mealli, titolare di agenzia di viaggi. Il turismo organizzato rappresenta in Italia il 13% del PIL e in questa filiera le agenzie di viaggi sono la cabina di regia che fa sì che al cliente finale vengano erogati puntualmente tutti i servizi richiesti. A fine febbraio abbiamo visto, nell'arco di una settimana, azzerare tutti gli arrivi e le partenze previste, fino ad almeno autunno inoltrato e con grande incertezza per quello che sarà il periodo successivo. Le norme fin qui erogate a sostegno del nostro mancato reddito, che presumibilmente sarà vicino allo zero per tutto il 2020, sono state assolutamente inadeguate. All'inizio ci è stato chiesto di finanziarsi, ma chiunque si intenda un minimo di economia sa che un'azienda può finanziare la produzione. Ma finanziare la non produzione è una cura che è peggiore del male stesso. Poi, con il decreto rilancio, sono state messe a disposizione del turismo soltanto le briciole, se le paragoniamo a quello che è il prodotto interno lordo che si andrà a perdere, pensando di risolvere il problema con dei voucher, con dei buoni vacanza, la cui fruizione finirà per indebitare ancora di più le aziende che vorranno avventurarsi in questo settore. Ministro Franceschini, lei ci ha chiamato quelli che vendono i viaggi. Vorrei che avesse almeno la compiacenza di chiamarci quelli che le riempiono i musei. Ci ascolti per favore, perché un grosso settore, una grossa fetta del PIL italiano rischia di sparire entro fine giugno. Grazie.